Buongiorno, sono Federico Tiezzi e questo mio breve pezzo lo dedico al corso di laurea dedicato alla formazione di organizzatori culturali al quale ho partecipato in veste di insegnante l'inverno scorso. La cosa che più mi ha colpito di questa mia permanenza, di questa mia breve permanenza tra gli studenti, è stato il fatto che avevo davanti a me non solo degli studiosi, non solo degli storici del teatro, ma capivo come fossero stati formati come sperimentatori, conoscitori dal di dentro dell'agire teatrale, cioè della cosa più imprendibile tra le varie manifestazioni dell'arte. Capivo che gli studenti erano stati portati alla scoperta di uno spazio più personale, meno funzionale, e non solo a guardare e a capire il teatro, e attraverso il teatro, l'arte in generale, ma erano stati formati a sperimentare in una sorta di personale autorialità. Il teatro, per sua natura, funziona con regole autonome rispetto al resto dei sistemi dell'espressione artistica, è il luogo dell'impeccabilità dell'identità stilistica e registica o attoriale, che si connette, si affida, si trasforma soprattutto attraverso il lavoro dell'attore o del cantante o dell'acrobata. È un'entità mutevole, sfuggente, che deve essere raccontata momento per momento dal di dentro. Ho incontrato per circa una settimana questi studenti guidati da Teresa Megale e quello che mi aveva colpito ulteriormente era l'assenza del circuito chiuso dello studente formato ad un determinato lavoro, dello studioso, il circuito chiuso dello studioso. Qui invece lo studente deviava verso la figura dello sperimentatore e sotto la mia guida ho cercato di fare capire l'importanza di un immortale esergo di Casa Howard di Edward Morgan Foster che recita due parole: only connect, cioè più o meno fai connessioni, connettiti, ma non nell'uso, ecco, nel significato che la parola ha oggi all'interno di internet. Connettiti alle altre arti, nel mio caso, ricavane una rivoluzione astrale, un mutamento, una rivelazione di cosa siano queste arti dal vivo. Quindi ci metto la danza, la musica, la performance, l'arte visiva nella sua declinazione più contemporanea. E con me gli studenti attori sono stati messi davanti non a un metodo, ma a una struttura di lavoro che riguardava principalmente il teatro di poesia, che non significa solo teatro in versi al modo di T.S. Eliot, ma una tessitura equivalente nello spazio alla struttura poetica, struttura e tessitura che rende visibile nello spazio la poesia che esiste solo nel tempo. La lettura di un testo, il fare uno spettacolo, non è una cosa statica. La drammaturgia teatrale porta con sé qualcosa di più, porta con sé la vita privata di chi la guarda, di chi la ascolta, di chi partecipa
partecipa alla trasformazione da tempo a spazio. Io ero interessato a spiegare e a far capire come, affrontando un testo e parlandolo, su scena, sia necessario capire il mito che quello stesso testo ha prodotto e quindi la costellazione delle sue connessioni, soprattutto con la realtà nel quale questo evento si verifica, nel luogo anche in cui questo evento si dà, sia che sia un palcoscenico all'italiana, che un palcoscenico di un teatro greco o uno spazio non adibito normalmente alla funzione teatrale. Quindi cosa posso augurare a questi studenti che festeggiano, non commemorano, i primi 20 anni del Progeas? Io posso augurare la continuità della scoperta da intraprendere e già intrapresa. E cioè che il teatro, ripeto, va studiato dall'interno, sperimentandolo, connettendo le varie arti in una spregiudicata apertura alla ricerca e alla conoscenza. E attraverso lo studio, invece, lo studio del passato, esercitare sul presente la memoria del passato e lavorare per spostare lo sguardo piuttosto sulle dinamiche creative del regista e dell'attore, e non solo sulle loro conclusioni formalizzate, stilizzate e date su una scena. Io consiglio a tutti questi giovani organizzatori o che vorranno partecipare al teatro nel modo in cui vorranno, di diventare dei giardinieri del teatro, dei giardinieri dell'arte, dei constant gardener, cioè dei giardinieri tenaci. Un saluto da parte mia.